Ragazzi, c'è andata di merda, c'è andata davvero di merda, perché a parte che è il Barcellona, giochiamo anche il ritorno al Camp Nou. Io pensavo che la prima che venisse pescata, insomma, che veniva pescata, giocava il ritorno fuori casa, invece così purtroppo non è. Quindi giochiamo l'andata al Movimento Stadium e il ritorno al Camp Nou. Non è facile, non è facile perché, come sapete, la mia preoccupazione era il Barcellona, più del Bayern Monaco, più del Real Madrid, che il Bayern Monaco è molto bravo tatticamente, oltre ad avere delle buone individualità, però Barcellona, ripeto, che se beccano la serata giusta, è ingiocabile, è una sfida ingiocabile. Io mi incazzo più che altro col fatto che ci sono due partite che potevano essere due semifinali ai quarti e troviamo da una parte, cos'è, Borussia, Monaco, Leicester, che cazzo è Leicester? Oddio, non mi ricordo. Vabbè, insomma, troviamo due. Cioè, io non so. Vedremo in semifinale due squadre di merda. E non vedremo in semifinale due squadre che potevano andarci. Perché alla fine, ripeto, sì, Atletico Madrid-Leicester. Vabbè, l'Atletico Madrid, però, siccome è mezzo gradino, un gradino sotto a noi. Boh, cioè io non so come cazzo. Dovrebbero secondo me fare anche le fasce come ragionavo con Sikolf prima, anche per i quarti di finale, perché non è possibile che ripeto, ai quarti di finale ci siano due semifinali anticipate o due finali addirittura anticipate, quindi e poi ti troverai due eliminate, due big eliminate ai quarti e ti troverai due tre squadre, due squadre del cazzo tra le prime quattro. Cioè, del cazzo, non è per offendere, però Atletico Madrid e Borussia Dortmund, qualora passassero, secondo me sono inferiori alla Juventus e anche allo stesso Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid, quindi due di queste quattro usciranno. L'unica cosa buona, positiva, se vogliamo tirare un po' di somma, è che, insomma, se accadesse il miracolo, elimini una diretta concorrente già ai quarti, questo sicuro. Però la vedo magra, la vedo davvero difficile, perché una vittoria così di monta al Barcellona gli avrà dato sicuramente carica, poi ripeto, col problema tra l'altro dello Juventus Stadium, della curva in questo momento, non è neanche detto che in casa riesci a vincere, sarà difficile, sarà davvero... partiamo sconfitti. Questa è la verità. È inutile, noi non siamo altre tifoserie che nonostante giochino contro il Real Madrid sono nettamente inferiori, partono arroganti. Noi dobbiamo essere realisti. Col Barcellona partiamo sconfitti. Questa è la verità. Partiamo nettamente sfavoriti, anche perché il Barcellona oltre ad essere fortissimo lì davanti, soprattutto ha mentalità, è abituato a vincere queste competizioni ormai dal 2006 fino ad ora, mi sembra che ne abbia vinte 4 addirittura. Noi dal 96, da 21 anni che non vinciamo una Champions League e ne abbiamo vinte 2, quindi ragazzi, questi sono dati di fatto. Il Barcellona, ripeto, lo dicevo prima, lo dico adesso, era la squadra che temevo di più perché è la squadra, come le dicevo l'anno scorso tra l'altro, è la squadra ingiocabile, è davvero ingiocabile. E o col Barcellona si è bravo tatticamente, o in confronto di quello che dice il signor Sacchi che pensa di insegnare sto cazzo insegni, ok? Perché tu ormai sei in pensione, hai 70 anni, non hai più diritto di parlare, perché il calcio che allenavi te era un calcio totalmente diverso rispetto a questo. E se tu attacchi a sparare un battuto al Barcellona, non significa quello che ha fatto l'andata al Paris Saint-Germain, perché il Paris Saint-Germain ha giocato una buona partita l'andata, ma secondo me, e l'avevo detto anche quella sera, il Barcellona ha preso la serata storta. Quindi non devi attaccare sperando un battuto e non devi neanche abbassare il baricentro. Devi fare una partita intelligente, riuscire a raddoppiare e triplicare i giocatori del Barcellona. E ripartire in velocità e quando hai le occasioni, gol che sicuramente qualcuna ne avrai, non dico 10, però qualcuna ne avrai, devi essere concreto al 100%, perché se non sei concreto al 100% in Champions League vai fuori. E adesso voglio vedere soprattutto se Dybala e Higuaín sono quei campioni che tutti diciamo, ok, sono, se faranno la differenza. Voglio vedere una difesa solida, che in queste ultime settimane non è stata solida. Comunque mancano 20 giorni alla prima
prima partita allo Juventus Stadium, poi dopo una settimana ci sarà subito il ritorno, quindi squalificati, infortuni, insomma, si peseranno subito, ecco. Niente, noi non abbiamo Cuadrado diffidato per il ritorno, nel caso in cui venissimo unito. Bisogna stare attenti, punto. Bisogna stare attenti, accorti. Ripeto, partiamo sconfitti, perché sulla carta siamo nettamente inferiori, a mio avviso. Io al Barcellona gli ho dato 5 stelle, alla Juve gli ho dato 4 stelle e mezzo, se non sbaglio. Ok, 4 stelle e mezzo, non mi ricordo. Perché sono forti. Starà solo a noi sminuire i pronostici. Pronostici anche di noi juventini, perché chi è veramente, chi sa veramente di calcio, non fa il tifoso adesso e dice che la Juventus parte sulla carta nettamente sfavorita rispetto al Barcellona. Punto. Inutile girarci intorno. Detto questo, la carta non scende in campo. In campo scendono 11 giocatori contro 11, più quelli che entrano dopo. La palla, e ci sono due porte. Punto. Fine. Andiamo a giocarcela e poi si vedrà. Adesso c'è comunque la Sampdoria, c'è il campionato, c'è la Coppa Italia e poi ci sarà la Champions League. Ragazzi, vi auguro buona giornata, un sorteggio che speravamo non uscisse. E comunque, ripeto, le regole dell'UEFA nei sorteggi dovrebbero sicuramente cambiare, perché non è possibile che durante il percorso rischi di perdere 2-3 squadre perché si affrontano tra di loro, che potrebbero essere sicuramente almeno semifinaliste tutte. Un saluto a tutti e sempre, fino alla fine, forza Juve. Rispetto per tutti, paura di nessuno, e cerchiamo di smentire i pronostici prima della partita. Ciao a tutti.